Secondo me la scrittura attraversa tre fondamentali momenti della vita umana: la gioia, il dolore e la fatica, il lavoro. La gioia c'è quando cominci a scrivere, specialmente quando materialmente cominci a scrivere o cominci a pensare quello che devi scrivere, c'è un'esultanza che è simile all'amore, all'innamoramento, alla tensione erotica. La parte dolorosa è che è inappagabile quello che hai fatto, non ti appaga e non ti appagherà mai. Ti sembra sempre che non hai raggiunto quello che volevi raggiungere e questo ti dà dolore. E poi c'è la fatica, perché ci sono degli aspetti che sono spontanei, per esempio il ritmo, il tono, fanno parte del talento, se uno ce l'ha, se no no. Ma poi altre cose sono cognitive, cioè tu devi avere coscienza e le devi cercare, quindi questo è il lavoro. Per esempio la ricerca linguistica, l'aderenza del linguaggio al personaggio, i dialetti, eccetera. Io faccio una grande differenza tra l'immaginazione e la fantasia. Sembra che siano la stessa cosa, ma la fantasia tende allo straordinario, al non reale. I romanzi non hanno bisogno di fantasia, la narrativa non ha bisogno di fantasia. Può esserci una narrativa fantastica, ma non è che tutta la narrativa ha bisogno della fantasia, ha bisogno invece dell'immaginazione. Immaginarsi di come un personaggio parli, di come un personaggio si muova, ecco, è un'immaginazione, ma non è la fantasia. Io amo l'idea che la fantasia non è necessaria. Chi abusa di fantasia e crea situazioni bizzarre, cioè, può essere anche interessante, ma può anche annoiare.